dentro las quattro AS do Made in Italy, abordamos agora aqui o assunto da automazione. Automazione è algo trasversal a todas as três AS do Made in Italy, e basicamente è algo che permette a realizzação do bello, da quello che a gente na Italia gosta di chamar arte, che è o bello. Então, automazione e automação começa desde a época antiga, porque a técnica e a tecnologia estão ao serviço da arte. Então, basicamente, para a realização de algo de excelência, é necessário ter uma viabilidade técnica. Então, a técnica e a tecnologia permite de realizar isso. Desde a época de Leonardo da Vinci, Brunelleschi, todas as inovações tecnológicas, experimentações, novos materiais, novas técnicas construtivas, permitiram de realizar cada vez objetos de artes e obras de artes cada vez mais sofisticadas, complexas e com um nível de excelência cada vez maior. Então, dentro desse contexto, o que é importante destacar que o design industrial, che in Italia è molto forte ed è una delle caratteristiche importanti da Italia, giunta a quella che è arte antica, a storia d'arte, a procura para sempre para o bello, con a realizzazione tecnica e tecnologica. Então, existe molte nuove tecnologie, sperimentazioni, che sono collocate a servizio del design industriale, di forma che cada oggetto possa essere costruito in una forma cada vez mais innovadora e também realizzato con una produzione di scala, per permettere un approvvigionamento del bello non solamente per poche persone, ma anche per la maggioria delle persone. Quindi, il design industriale permette di trasformare qualcosa di concettuale in algo di pratico disponibile per la maggioria delle persone. In cada oggetto prodotto per la manufattura italiana esiste algo di automazione, esiste algo di tecnica, di tecnologia che permette questa trasformazione, un concetto artistico per la realizzazione pratica. Aquí temos un grande esempio che è la Fiat 500, che chiaramente è un'icona perché è un carro che nasceu ao longo do desenvolvimento econômico italiano, do boom econômico dos anos 60, ma è una grande icona também perché è un'icona di design. Ed è un'icona di design che si rinnova a cada periodo, si attualizza com a tecnologia e si attualizza para ser sempre un design attualizzato in termos sia di formas, ma também in termos di tecnologia per il cliente, ma anche per la tecnologia di trasformazione dell'oggetto, automazione e la tecnica che sta por trás, con approvvigionamento di nuove tecnologie, ma anche approvvigionamento di nuovi materiali che genera per l'oggetto di design una sofisticazione, un'innovazione cada vez migliore. Então, o design se junta com a automação porque é procura de belo. Procura de belo através de formas, através de conceitos artísticos, através de novas tecnologias de construção, mas e também de novos materiais, experimentando cada vez mais novas formas, novos materiais e novas tecnologias.